quindi questa idea appunto di essere bloccato. Ma questo era un po' diverso, non è che te lo posso, ti posso dire è vero o non è vero. Questo qui, no, era un reel di un podcast dove c'è quello che fa Valuetainment con Patrick Bel David. Quello lì con i capelli tutti in indiano. E in pratica parlava con questo qui che è un illusionista, non illusionista, un mentalista, e diceva come si era avvicinato a questa professione, perché in pratica erano il primo anno di università e c'era questo ragazzo che era tipo uno di ipnosi. In pratica ha chiamato sul palco uno di 18 anni che era la persona più timida al mondo, probabilmente vergine di qua di là. E lui ha detto ok, tu adesso l'hai prodotta, hai detto rimani, diventa la persona con più self confidence al mondo. E lui è trasformato subito dopo che ha riaperto gli occhi, diventando tipo super sicuro di sé. Quella sera stessa una ragazza gli ha detto la prendi la mano, portalo in giro, la fase, la porta a casa, scopo, ci danno 3 mesi con lei, poi si mette a lavorare di qua di là e a 24 anni diventa migliore. Comunque la storia finiva così perché diceva che questo qui con la sicurezza che non aveva l'ha trasformato, che poi diventa una primera. Però comunque quando c'è nel podcast uno che lavora con PDB, l'affidabilità del podcast secondo me sale. Non è che è curulandio. Poi Piaseca, il nostro liceo ha organizzato 2 settimane tipo di Erasmus, tra virgolette, che portano non so quanti, tipo 10 ragazzi in giro per l'Europa. Sì, l'ho fatto già anche nei nostri angoli. Andiamo in Italia, facciamo un mare.
della serata. No, due, due, tre, sei. Decidere la serata. La serata con tutti i Grazie.